Ciao. Basta. Scusatemi. Sono andata a Verona. Sono andata a Verona dopo 3 o 4 mesi che non ci andavo, più o meno. Vabbè, comunque sono passata anche in una fumetteria, si chiama Verona Fumetti, e tra i gadget e le action figure, eccetera, aveva anche questo. Ok. Allora, io questo qui in realtà ce l'ho già, però siccome l'ho tenuto per un periodo in borsetta, perché sì, perché sono una un'irrecuperabile geek che si portava dietro il Sonic Screwdriver in borsetta, vabbè, insieme a quello del futuro di Riversong, ma vabbè. Appunto, tenendolo in borsetta, purtroppo si è rotto uno di questi. Vabbè, vi faccio vedere dopo. Uno dei due tastini per farlo suonare. E quindi, appena ho visto questo pack con il cacciavite sonico o Sonic Screwdriver del decimo dottore e la penna sonica che c'è nell'episodio Partners in Crime, il primo episodio della quarta stagione, dove Donna e il dottore si rincontrano. È quello con gli adipose, quelli avete presente? Quel Funko Pop di quell'esserino così dolce e carino, ecco, bianco, eccetera, eccetera, che vi metterò magari il link in descrizione della recensione. E c'è questa aliena che praticamente creava gli adipose dal grasso delle persone con una pillola, che lei aveva appunto la penna sonica. La penna sonica, io appena l'ho visto ho detto wow, cioè tipo io questo lo voglio, l'ho pagato questa cifra qui, ok, è alto, però ci sta perché comunque questo qui, questo è molto difficile da trovare singolo adesso. Mi ricordo che quando l'avevo preso io, quello che l'ho ancora comunque, l'avevo pagato sui 25 euro, era anche una cifra abbastanza bassa perché su eBay già costava di più, perché era già uscito il cacciavite sonico dell'undicesimo dottore, che però non me ne frega niente perché a me l'undicesimo dottore non mi piace. Vabbè, comunque. Comunque, 43 euro per due, dai, facciamo 20, 21,50 euro ciascuno. Ci sta, è un po' tanto, però ci sta perché comunque questa è una penna vera, credo. Dopo guarderò. Comunque, vabbè, togliamo il prezzo che così vi faccio vedere bene la scatola. La scatola è un po' distrutta, ma vabbè. Allora, qua c'è la scritta Doctor Who. Dai 5 anni in su, qua c'è lo spazio. Poi qui si possono vedere la penna sonica e il cacciavite sonico. Qui c'è il decimo dottore. Ah, basta. Tanto Doctor, dal 2005 al 2010. Sonic Screwdriver and Sonic Pen Set, cioè set del cacciavite sonico e la penna sonica, both devices feature lights and sound effect, cioè tutti e due gli oggetti hanno effetti sonori e di luce. Poi qua sotto, ah, che bello. Vabbè, qua sotto c'è le istruzioni per mettere tre pile. Vediamo, LR44. Dovrei.
Ah no, allora nel cacciavite sonico le pile LR44, mentre nella penna ci vogliono le LR41. Fantastico, che non ho. Ok, vedrò di magari riesco a recuperarle da qualche parte. Ok, vabbè. Poi dietro c'è Doctor Who, Both with Black Ink Nib, Light and Sound, Light and Sonic Emitter. Cioè, tutte e due hanno Black Ink Nib, la punta con l'inchiostro nero. E poi l'immettitore di onde soniche. Bene, 2008, perché era l'anno in cui è uscito, sì, esatto, è uscito quell'episodio. E poi qua c'è scritto Both Devices Feature Light and Sound Effect. Warning, buttons as included shall only be handled by an adult. Che vuol dire che ci sono già. Boh, vabbè. Vediamo. Adesso vediamo. Magari ci sono già dentro le pile. Non penso, ma vabbè. Ok, è fatto dalla. Underground Toys, che se non sbaglio avevo anche preso dei Funko Pop del dottore, mi sembra che erano distribuite dall'Underground Toys, per cui boh, deve avere magari qualche, come si chiama, qualche esclusiva per le cose del Dottor Who, non lo so. Ok, adesso spacchettiamo il tutto e vediamo. Stoppo intanto. Eccomi di nuovo qui. Allora, il retro della scatola era questo. Penso che sia il. Non so, mi dà l'idea che sia il soft del TARDIS. Ma vabbè. Poi ci sono le istruzioni per come cambiare le pile. E fortunatamente. Ah, c'erano già dentro, fantastico. Allora, cominciamo con la penna. Che non so però come. Ah, ecco, ok. Allora, la penna è tutta nera, ha 1, 2, 3 cerchi qua argentati. Ha in cima appunto la parte che emette le onde soniche. Non mi ricordo se nell'episodio era così o era fatta un po' più piccola. Magari vi cerco una foto. Vi cerco una foto e ve la metto nei link nella descrizione. E qui c'è il coso da dove viene fuori il suono. Ah, c'è due suoni diversi, sentite. Questo che sembra che faccia tipo delle ondine, e questo invece è continuo, carino. E poi la penna invece è di quelle che si ruotano per far uscire la penna, vedete? Molto carino. Ecco, allora questa è la penna e qui c'è invece il cacciavite sonico. Allora, la penna in questo caso è qua giù, che si può togliere, vedete?
Nell'altro aveva due tipi di cosi, di cui uno era una penna normale, che è tipo questo qui. L'altro invece era una penna invisibile che si poteva vedere solo grazie al cacciavite sonico. Fantastico. Qua c'è come si chiama? Cosettino per tirarlo su e giù, proprio come nella serie televisiva. Ha il manico che è tutto così, un po' ruvido, tipo come fosse rotto, però in realtà è proprio una cosa tipo per tenerlo bene. Qui ci sono i due bottoni, qua c'è questa specie di boh, spirale, eccetera. Qui c'è la luce blu, cioè meglio una lampadina, penso sia normale, e fa la luce blu. Se lo metto così, ah no, fa sempre due suoni, vedete, sentite? Questo è quello lineare, questo invece è quello con le ondine, tipo, è uguale, penso anche questo. Infatti, cioè, se lo sollevo c'è l'altro. Infatti. Molto carino. Mi piacciono molto queste cose. E questo penso che lo metterò qua da qualche parte, insieme alla penna. Ecco. Spero vi sia piaciuto questo video. E boh, allora alla prossima. Ciao!